abbiamo voluto cominciare con queste immagini che sono state tra l'altro realizzate, come si vedeva dall'ultimo fotogramma, da studenti di un liceo del Lazio, e che in qualche modo mettono in musica e in immagine uno dei testi più belli della letteratura latina, che costituirà il nostro punto di partenza anche oggi. Però prima consentitemi di ringraziare a mia volta Luca Mancino, il Club di Cultura Classica di Torino. Errare umano, perseverare diabolico, si dice, quindi se invitarmi la prima volta può essere stato perdonabile, farlo la seconda volta evidentemente ha del diabolico, appunto, ma la colpa in questi casi non è evidentemente del relatore, ma di coloro che lo invitano ad essere tale. Benvenuti a tutti, io cercherò di limitare il mio intervento alla durata canonica, diciamo così, di una lezione in classe, tre quarti d'ora, 50 minuti, insomma, e poi sarò felice se rispetto alle cose che diremo ci sarà una qualche forma di interlocuzione con i presenti, che naturalmente per forza di cose avverrà in maniera telematica anche questa, quindi attraverso le domande che qualcuno vorrà avere la cortesia di scrivere in chat. Insomma, se questo succederà ne sarò felice, perché significherà che le mie parole sono state in qualche modo capaci di suscitare curiosità, di risvegliare interessi, e dunque che il lavoro che stiamo cercando di fare, stiamo iniziando a fare, sarà stato fatto bene. Allora, ecco, sono già al mio primo intoppo, perché devo condividere lo schermo, spero di farlo correttamente. E allora, il primo testo che è quello che abbiamo visto, appunto, rappresentato nel video di partenza, l'attacco del De Rerum Natura di Lucrezio. Questa è una traduzione di servizio, naturalmente, il testo andrebbe letto in lingua originale, lo abbiamo visto scorrere nei sottotitoli, ma insomma abbiamo bisogno di parlarne, e quindi ci serve una traduzione che ce lo renda più immediatamente fruibile. Madre dei figli di Enea, piacere degli uomini e degli dèi, Venere nutrice, che sotto le mobili stelle del cielo riempi il mare colmo di navi, la terra feconda di messi. Dal momento che grazie a te ogni specie vivente viene concepita e sorge a vedere la luce del sole. Te, o Dea, te fuggono i venti, te il tuo arrivo le nuvole del cielo, per te la terra creatrice fa spuntare fiori soavi, per te ridono le distese del mare, il cielo torna sereno e brilla di luce diffusa. Non appena si manifesta la primavera e liberata dai ceppi si sprigiona la brezza fecondatrice dello zefiro, sono per primi gli uccelli dell'aria ad annunciare te il tuo arrivo, colpiti nel cuore dalla tua potenza. Poi le fiere e gli armenti saltellano per i pascoli fertili e passano a nuoto i fiumi impetuosi. Così ogni specie catturata dal tuo fascino ti segue ovunque tu voglia condurre. Poi per i mari e le montagne, i rapidi fiumi e le case frondose degli uccelli e le pianure verdi, in tutti instillando nell'anima un amore dolce, fai sì che specie per specie propaghino le stirpi mossi dal desiderio. Ecco, questo è un testo che molti di noi hanno ben presente, è un testo di una straordinaria bellezza, una delle pagine sicuramente più belle della letteratura latina. L'introduzione, appunto, del grande poema epicureo, composto da questo autore molto misterioso, del quale, come è noto, si sa pochissimo, Lucrezio, forse lasciato incompiuto alla morte del poeta, morte avvenuta ante diem, intorno alla metà del primo secolo a.C. Ora, questo testo, come sapete, come molti di voi sanno, ha suscitato una serie di questioni relative alla sua interpretazione, alla congruenza di avviare un poema ispirato ad una dottrina materialistica come quella di Epicuro, che se non nega l'esistenza degli dèi, quantomeno li confina in mondi separati che nulla hanno a che fare con la vita degli esseri umani. Ecco, la congruenza di iniziare un poema intorno ad un pensiero così intrinsecamente
ateo e materialista con l'inno ad una divinità. Insomma, e sono state fornite rispetto a questa questione una serie di risposte le più varie, ma per nostra fortuna tutti questi problemi in questo momento non ci interessano, li possiamo mettere da parte e considerare il testo per quello che è. Un testo che ci mette di fronte ad una immagine di Venere. L'immagine di Venere come di una forza, di una potenza, Lucrezio la chiama espressamente vis, appunto, che è in grado di mettere in movimento il mondo. Ecco, molto opportunamente il video che abbiamo presentato all'inizio sottolineava questo aspetto, anche magari rendendo più veloce lo scorrere delle immagini, le nuvole che corrono attraverso il cielo, i fiumi, insomma gli animali che scavalcano gli ostacoli e così via, perché in effetti insieme con l'impressione della luce c'è qui una grande impressione di movimento. Nei versi che abbiamo provato a leggere, Venere appare come una grande forza dinamizzante che è in grado di mettere in movimento, appunto, di spingere in avanti chi, che cosa? Beh, l'intero mondo dei viventi. Non è una forza che limita la sua funzione, la sua attività esclusivamente al mondo umano, anzi, il mondo umano in qualche modo passa in secondo piano in questi versi, dove invece il focus è concentrato essenzialmente sul mondo della natura. Venere viene immaginata in qualche modo come arrivare dal cielo e quindi sono innanzitutto gli uccelli dell'aria a indicare il suo arrivo, ma poi ecco che immediatamente questa energia, questo dinamismo si comunica anche agli esseri viventi della terra e ci sono questi animali che persultant, dice il verbo latino, saltellano a balzi e poi tranant, passano a nuoto i fiumi e anche i fiumi sono chiamati prima rapidi e poi rapaces, che sono entrambi aggettivi che in latino sono legati ad un verbo rapio che indica proprio l'atto di muovere velocemente, di strappare quasi con violenza e quindi sottolineano a loro volta questo dinamismo. C'è un dinamismo degli animali, ma c'è anche un dinamismo della natura inanimata, dei fiumi che questi animali passano a nuoto, spinti dalla forza di questa divinità che li conduce, li porta ovunque, che essi seguono ovunque essa voglia portarli. E dunque, qual è la prima impressione che possiamo ricavare da questa lettura? Che Venere sia, come in effetti è nella cultura antica, una dea che è specificamente legata alla sfera del desiderio, alla sfera del desiderio. Non a caso io avevo sottolineato l'avverbio con cui si chiude questo primo blocco di 20 versi, l'avverbio cupide, che è legato ad un verbo cupere che significa appunto desiderare. L'elemento che mette in movimento il mondo della natura, il mondo umano, il mondo animale e così via, viene individuato proprio nel desiderio. È la signora del desiderio, colei che governa, gestisce e instilla negli animi di tutti gli esseri viventi questo desiderio, è vero. E in effetti è così, appunto. Venere, noi siamo abituati a dire, è una dea dell'amore, il che non è del tutto scorretto, ma non cattura neanche fino in fondo il profilo di questa figura divina, che invece è più specificamente proprio una dea del desiderio come forza motrice, come forza che è capace appunto di produrre movimento. E in effetti Venere viene presentata nel primo verso di questa celebre pagina, Enea dun genetrix, madre dei discendenti di Enea, in quanto capostipide appunto della famiglia di Enea stessa, insomma madre di Enea e dunque anche di tutti coloro che sono discesi da Enea e quindi dei romani nel loro insieme, che possono essere chiamati anche appunto Eneade, discendenti di Enea, ma subito dopo di lei si dice hominum divonque voluptas, piacere degli uomini e degli dèi. Ora, è proprio questo il punto di partenza della nostra esplorazione stasera, perché a noi riesce abbastanza chiaro capire perché Venere venga qualificata come piacere degli uomini, voluptas,
il piacere nella sua caratterizzazione più fisica, più sensoriale. Sapete che il latino dispone di tutto un vocabolario per indicare la sfera del piacere. Ci sono piaceri più intellettuali, piaceri più aerei, c'è la letizia, c'è il gaudium, ma quando si parla di voluptas si indica il piacere nella sua immediatezza, nella sua carnalità, se mi passate questo termine. Bene, noi non abbiamo difficoltà a capire perché una dea come Venere venga qualificata come hominum voluptas, piacere degli uomini, ma piacere degli dei perché? Piacere degli dei perché? Qual è il nesso che esiste tra questa sfera, la sfera dell'eros, del desiderio, del piacere, e la sfera degli dei? Ecco, è quello che proveremo a su cui proveremo a ragionare stasera, e soprattutto è una cosa a partire dalla quale, nella seconda e ultima parte del mio intervento, proveremo a trarre alcune conclusioni. Ora, proviamo a capire quale potrebbe essere il punto di partenza di questo percorso. Quando ci si pone una domanda di questo genere a proposito del mondo antico, la risposta è quasi invariabilmente una: Omero. Qualsiasi sia il tema, l'argomento, l'aspetto della cultura antica del quale vogliamo occuparci, è quasi sempre Omero il punto di partenza. Omero è come se fosse una specie di grande cilindro da prestigiatore dal quale possiamo estrarre virtualmente qualsiasi tipo di spunto per avviare qualsiasi tipo di percorso. E in particolare ho in mente un passo specifico di Omero del 14° libro dell'Iliade, che naturalmente ho dovuto brutalmente tagliare perché il tempo a nostra disposizione impedisce di leggerlo per intero, ma alla cui lettura senz'altro vi invito. È il libro del cosiddetto inganno a Zeus, la Diossa Pate, in cui la dea Era, per ragioni che adesso non stiamo a specificare, ha bisogno di distrarre l'attenzione di Zeus dal campo di battaglia. Voi sapete che gli dei antichi non sono degli osservatori super partes, in particolare in Omero, anzi sono piuttosto inclini a praticare l'invasione di campo, stanno continuamente lì a sbirciare quello che succede sul campo di battaglia, e non solo a sbirciare, perché come sapete spesso intervengono direttamente ad allontanare frecce, a mettere in salvo i loro beniamini e così via. E anche Zeus quel giorno si è piazzato sulla cima del Monte Ida, non lontano da Troia, in una posizione panoramica che gli consente di avere il controllo del campo di battaglia. Ed Era invece lo vuole distogliere, perché ha bisogno di fare una serie di cose per le quali è bene che Zeus non stia lì a guardare. E allora che cosa decide di fare? Beh, decide di sedurlo. Di sedurlo e di distrarlo in questo modo e di farlo addormentare. E allora, per poter realizzare questo scopo, si rivolge alla dea Afrodite, appunto, all'equivalente greco di Venere, e al dio del sonno, perché cooperino entrambi a farle raggiungere il suo scopo. Allora, proviamo a guardare rapidamente anche questo passo. Qui si inizia con una scena di toilette. Il soggetto è la dea Era. Giunta là, chiuse le splendide porte, prima deterse con l'ambrosio ogni sporcizia dal corpo desiderabile, lo unse in abbondanza con olio fatto per la sua veste divina, che era profumata. Quando lo scuote nella casa di Zeus, dalla soglia di bronzo, il profumo raggiunge tutta la terra e il cielo. Ecco, questo abito è talmente intriso di essenze profumate, di fragranza, che quando la dea Era lo sbatte, come farebbe qualsiasi massaia, insomma, dal vestito sprigiona un'essenza che si spande per tutto il mondo. Con quello unse il bel corpo e i capelli, poi li pettinò, con le sue mani intrecciò gli splendidi riccioli, che belli e divini cadevano giù dal capo immortale, poi vestì una veste divina, che Atena aveva preparato per lei, facendovi molti ricami, e con fibbie d'oro se l'agganciò sopra il petto. Poi cinse una cintura dorata di 100 frange, mise orecchini con 3 perle, simili a more, nei lobi ben forati, anche i buchi nelle orecchie di Era sono naturalmente all'altezza del profilo della regina degli dei, ne rifulgeva una grazia grandissima. Sulla testa l'illustre dea si mise un velo bellissimo, nuovo, fulgido come il sole, e sui piedi ben fatti legò stupendi calzari. E uno potrebbe pensare che possa anche bastare questo,
ma era, vuole essere sicura di raggiungere il suo obiettivo. E allora che cosa fa? Si rivolge appunto ad Afrodite, dammi l'amore, Filotes lo chiama Omero, il desiderio, Imeros, con lui tu vinci tutti gli immortali e tutti gli uomini. E così le rispose Afrodite, la dea del sorriso, non devo e non posso opporre un rifiuto alla tua parola, perché tu dormi tra le braccia del grandissimo Zeus. C'è una gerarchia anche tra gli dei e Afrodite non può negare nulla a Era che glielo chiede. Così dicendo, sciolse dal petto la fascia ricamata, variopinta, dove erano tutti gli incanti. Lì era l'amore, il desiderio, l'intesa, la persuasione che ruba la mente anche dei saggi. Gliela mise in mano e le si rivolse con queste parole: tieni. Mettiti al seno questa fascia variopinta, dove sono tutte le cose che hai chiesto, e ti assicuro che non tornerai senza aver fatto quello che il tuo cuore desidera. Dunque, Afrodite dispone appunto di una fascia, di un cinto, come a volte viene chiamato, che indossato come se fosse una sorta di reggiseno, diciamo così, contiene appunto in piccolo il potere che la dea stessa, del quale la dea stessa è signora. E vediamo allora che cosa succede quando Era sperimenta appunto concretamente il potere del quale Afrodite l'ha dotata. Raggiunge Zeus sulla cima del Gargaro, sull'Alto Ida, e là vide Zeus che raduna le nubi. La vide Zeus che raduna le nubi. Zeus si accorge improvvisamente che sua moglie è entrata nel suo campo visivo e quando la vide, la passione invase il suo animo saggio, come quando la prima volta s'unirono nell'amore e andarono a letto all'insaputa dei genitori, che è una scena anche, se vogliamo, di una grande tenerezza, insomma, cogliamo un momento dell'adolescenza di Zeus ed Era, che sono anche fratello e sorella, oltre che marito e moglie, e le prime volte andavano a letto all'insaputa dei loro genitori, e Zeus viene colto da un desiderio che gli ricorda appunto quella prima emozione provata, erotica provata per Era. Le disse in risposta a Zeus che raduna le nubi, Era, tu là, dove Era finge, simula di voler andare, perché Era fa finta di essere passata per caso, diciamo così, lì dal Monte Ida, mentre si sta recando dal dio Oceano. E Zeus le dice, vabbè, aspetta, là potrai andare anche dopo, ora andiamo a letto e facciamo l'amore. Mai il desiderio di una dea o di una donna mi ha vinto inondandomi tanto il cuore nel petto. E qui, a dire la verità, non so che cosa ne pensano le gentili signore presenti, ma insomma, qui Zeus si produce in una cosa che non è esattamente una cosa da galantuomo, perché per dire che desidera Era più di quanto mai sia successo in passato, comincia ad elencare tutta una serie di donne con le quali lui si è unito precedentemente, dicendo che però il desiderio che ha provato in quelle circostanze non è paragonabile a quello che prova in quel momento per Era, che non è esattamente una cosa particolarmente galante, diciamola tutta. Zeus si sarebbe meritato un bel ceffone che Era non gli dà perché in quel momento per lei l'opportunità di distogliere appunto il marito dal campo di battaglia è l'obiettivo prioritario e quindi ingoia il rospo, ma insomma non deve essere stata felicissima. Quindi, non quando una volta ho amato la moglie di Sione che mi partorì Pirito, o Danae dalle belle caviglie, la figlia di Acrisio che partorì Perseo, e neppure la figlia del glorioso Fenice che mi partorì Minosse e Radamanto pari degli dei, o Semele, oppure Alcmena, Alcmena che diede vita al fortissimo Eracle, e Semele a Dioniso, delizia degli uomini, o Demetra, la dea dalle splendide chiome, o la gloriosa Leto, o neppure te stessa, come ti amo adesso. E mi prende il dolce desiderio. Che cosa succede? La scena finisce così. Così disse il figlio di Crono e prese tra le braccia sua moglie e sotto di loro la terra fece crescere tenera erba, loto rugiadoso, croco, giacinto, morbido, fitto, che li separava dal suolo. E la Deda Latellus, che summittit flores, che fa spuntare i fiori soavi, che sarà poi ripresa da Lucrezio. Si stesero avvolti da una nube dorata, bella, ne stillavano gocce di rugiada fulgente. Così tranquillamente dormiva il padre sulla cima del Gargaro. Ecco qui Omero
inventa il meccanismo della dissolvenza, che poi molto caro alla tradizione cinematografica, insomma la scena di ierogamia, diciamo così, di sesso divino non viene rappresentata, si passa direttamente dal momento in cui Zeus chiude intorno agli amanti questa sorta di nube d'oro al momento in cui espletato, insomma, l'atto sessuale, tranquillamente dormiva il padre, vinto dall'amore e dal sonno, contra le tracce sua moglie. Ecco, questo è un esempio concreto appunto di come agisce Afrodite, di quali sono le peculiarità di questa dea, la quale è capace di suscitare un desiderio che toglie la mente anche ai saggi e dal quale gli dei non sono affatto immuni. Anzi, essi ne sono vittima, se si può usare questo termine, in fondo. Qualcuno potrebbe pensare che è bello essere vittime di un sentimento di questo genere, ma insomma sono in qualche modo coinvolti in questo sentimento gli stessi dei. E Zeus appunto è sicuramente uno di questi, anzi è colui che più di ogni altro è soggetto al potere di Afrodite. Possiamo a questo proposito leggere brevemente anche alcuni versi del cosiddetto inno omerico ad Afrodite. Gli inni omerici, come molti di voi sanno, sono chiamati così perché la tradizione li attribuisce ad Omero, in realtà non sono omerici, a parte che Omero insomma, non, è comunque una figura insomma, non esistita come tale, ma insomma in ogni caso sono più tardi rispetto all'Iliade dell'Odissea e sono una serie di componimenti appunto dedicati a varie divinità. Uno dei più belli e dei più importanti di tutti è sicuramente l'inno omerico ad Afrodite. Ne leggiamo soltanto alcuni versi. Musa, raccontami tu le gesta dell'aurea Afrodite che fra gli dèi desiderio dolce fomenta e sopraffà in suo dominio le stirpi di genti mortali come gli uccelli che in cielo si librano. Vedete, stiamo passando in rassegna anche un po' tutti i modelli di Lucrezio e tutte le belve innumerevoli, quante ne nutrono il mare e la terra. Tutti hanno care le opere di Afrodite, a nessuno degli esseri è dato evitare Afrodite. Il testo dice nessun altro perché nella parte che vi ho messo cita soltanto tre dee gelose tutrici della propria verginità, ma a parte queste rarissime eccezioni a nessun altro degli esseri è dato evitare Afrodite, né fra i beati, né fra gli dei, né poi fra le genti mortali. Anche sconvolse la mente a Zeus, al signore del lampo, anche a colui che è supremo, ebbe somma sorte d'onore, quando le piace confonde anche a lui la mente sottile e facilmente lo induce a unirsi con donne mortali e lo costringe a scordarsi anche di Era, eccetera, eccetera. E abbiamo visto che in effetti Zeus ricordava ad Era stessa quante volte si fosse scordato di lei e insomma ci siamo detti che non è esattamente una cosa elegantissima, ma tant'è, insomma, gli dei omerici fanno anche questo. E allora... Come continua poi l'inno omerico? Continua appunto con una sorta di vendetta, di contrappasso al quale Afrodite viene assoggettata. Per una volta sarà lei stessa a vedere che cosa vuol dire essere schiavi della passione d'amore. Tanto è vero che lei sarà costretta ad unirsi al mortale Anchise e sarà appunto da questa unione che nascerà Enea, ma questa nascita è il frutto originariamente di una punizione, appunto, di una sorta di contrappasso. Così la smetterai, dice Zeus, di ridere di noi e di vantare i tuoi poteri che nessuno di noi è in grado di contrastare. Bene, allora, adesso dall'Olimpo, in senso reale e metaforico, omerico e dai cieli elevati della poesia epica, possiamo spostarci all'ultimo testo che vi vorrei proporre, che è un testo invece di tutt'altra origine e provenienza. Siamo all'interno di una commedia di Terenzio, Leunuchus, quindi genere decisamente umile, contesto decisamente profano. Il giovane Cherea si è innamorato di una ragazza che ha visto passare per strada, Panfila,
una giovanissima ancella che si è recata in casa della cortigiana Taide. E, come sempre nella commedia, gli innamoramenti avvengono nella forma del colpo di fulmine. Kerea cerca di immaginare in che modo poter avvicinare questa ragazza di cui si è follemente invaghito, e non trova soluzione migliore che travestirsi da eunuco e come tale presentarsi appunto in casa di Taide. È fortunato perché quella sera Taide ha deciso di andare a cena fuori, di portare con sé quasi tutte le sue schiave e di lasciare in casa la giovane Panfila, alcune giovani schiave inesperte e questo presunto eunuco al quale per di più viene dato proprio il compito di occuparsi di Panfila. Quindi quale circostanza migliore per Kerea per realizzare il suo scopo, insomma, di avere un approccio che in realtà è ben più che un approccio con questa ragazza. E allora, vediamo l'ultimo testo, molto breve. Qui è Kerea che racconta quello che è successo. Io vado fuori a cena, dice Taide, e se ne va con le sue ancelle. In casa rimangono poche schiave inesperte assegnate alla ragazza. Cominciano subito a prepararla per il bagno. Io dico loro di sbrigarsi. Mentre si fanno i preparativi, la ragazza aspetta nella sua stanza e intanto guarda un quadro appeso alla parete. Sopra c'era dipinta la scena di quando Giove mandò una pioggia d'oro in grembo a Danae. Mi metto pure io a osservare il quadro e mi viene in mente che anche lui in fondo aveva fatto uno scherzetto simile al mio. E così mi esaltavo ancora di più al pensiero che un dio si era trasformato in un uomo e si era arrampicato di nascosto sul tetto in casa d'altri e poi giù per l'impluvio per combinare qualcosa con una donna. E che dio! Quello che con il suo tuono fa tremare il più alto dei cieli. Ed io, un omiciattolo, non avrei dovuto fare la stessa cosa. L'ho fatta invece, e con piacere. Allora, che cosa succede qui? Succede che c'è già una situazione, diciamo così, ideale per Kerea. La padrona di casa è andata via, ha portato via con sé quasi tutte le sue schiave, sono rimaste soltanto poche schiave novicie, le chiama Terenzio, inesperte, e Panfila. Ma Kerea forse ha ancora bisogno di una spinta per osare quello che ha in mente, che poi si rivelerà essere un vero e proprio stupro, anche se i latini non l'avrebbero considerato tale, visto che la ragazza era una schiava e dunque, insomma, non c'era violenza dal punto di vista del diritto romano, diciamo così. E questa spinta è costituita da un'immagine. Un quadro che rappresenta un mito celebre, a tal punto celebre che anche lo Zeus omerico lo ricordava. Quando Zeus, innamoratosi della bellissima Danae, che però era stata rinchiusa proprio per evitare che concepisse un figlio del quale si profetizzava che avrebbe ammazzato suo nonno, per poter raggiungere questa bellissima donna si trasforma in una pioggia d'oro. Anche se poi in questa rilettura un po' dissacrante di Kerea questa pioggia d'oro viene improvvisamente ambientata a Roma e quindi diventa qualcosa che entra attraverso l'impluvio di una casa romana e cola in grembo a Danae. E allora questa è la spinta decisiva perché Kerea si convinca a fare quello che è intenzione di fare. Con quale motivazione? Con la motivazione che anche Giove ha fatto qualche cosa di simile. Anche lui, in fondo, è stato soggetto allo stesso desiderio al quale sono soggetto io e anche lui ha dovuto architettare uno stratagemma per poter raggiungere il suo scopo all'insaputa, diciamo così, della moglie. E dunque, se lo ha fatto un dio, e non un dio qualsiasi, ma quel dio, il dio che semplicemente accennando con il sopracciglio fa muovere i cieli e la terra, beh, a maggior ragione lo posso fare io che sono un omuncio, un omiciattolo. E in effetti poi lo farà. Allora, questi sono evidentemente soltanto alcuni dei numerosi passi che noi potremmo leggere. Il mondo del mito greco, che poi diventa anche mito romano, è strapieno di divinità che si uniscono fra di loro, di divinità che si uniscono a
donne, ma anche a uomini mortali e così via. Non dimentichiamo che Zeus ha una relazione, diciamo così, da amante ad amato, da Era stessa Eromenos, anche con il suo coppiere, con il bellissimo giovane troiano Ganimede, che viene rapito e portato in cielo proprio per questo, e così via. Insomma, siamo in una cultura nella quale la dimensione dell'eros, la dimensione del desiderio, la dimensione dell'amore, la dimensione del sesso, sono dimensioni che investono pienamente anche il mondo divino. Il mondo divino non è estraneo a tutto questo. Gli dèi non sono puro spirito, non sono entità immateriali e come tali preservate, diciamo così, da questo genere di passioni. Ma anzi, questo è un elemento di fortissima vicinanza, appunto, fra dèi e uomini, al punto tale che un uomo come Cherea può sentirsi spinto a intraprendere l'azione che ha in mente di compiere proprio per il fatto che Giove in qualche modo sembra quasi averlo autorizzato. In quel momento sembrerebbe quasi che Giove stia strizzando l'occhio dal quadro nel quale è rappresentato il giovane Cherea e gli dica: vai, buttati, non preoccuparti. Del resto Ovidio lo dirà. Giove ride davanti ai giuramenti degli amanti, davanti agli stratagemmi e alle menzogne che gli amanti devono raccontare. E perché ride? Ovidio lo spiega molto bene. Ride perché anche lui ha fatto la stessa cosa, perché anche lui tante volte ha mentito a Giunone, perché anche lui ha fatto ricorso appunto a stratagemmi, a trucchi, a travestimenti e così via, pur di raggiungere il proprio obiettivo. E dunque, proprio per questo è pronto a essere indulgente nei confronti degli esseri umani che fanno la stessa cosa. Insomma, Cherea e Giove sono in quel momento molto vicini, molto prossimi. Ora, il punto sul quale vorrei intrattenermi in questa seconda e ultima parte del mio intervento, come preannunciavo all'inizio, è proprio questo. Che cosa succede? Come cambia, come è diversa dalla nostra una cultura nella quale gli dèi vengono immaginati così? Cioè una cultura nella quale si ritiene che l'esperienza dell'eros, appunto, non sia un'esperienza che riguarda soltanto il mondo dei mortali, e dal quale invece il mondo divino è escluso per definizione. No, una cultura nella quale invece questo elemento diventa un fortissimo elemento di congiunzione, appunto, tra mondo divino e mondo umano. E allora io credo che questo assetto delle cose abbia almeno due conseguenze importanti, ed è appunto su queste due conseguenze che vorrei soffermarmi da qui in avanti. La prima è quella alla quale facevamo riferimento adesso, e cioè questo peculiare senso di prossimità che i greci e i romani dovevano avvertire, evidentemente avvertivano nei confronti dei propri dei. Un senso di prossimità che era legato proprio dal fatto di condividere un aspetto che è centrale nella struttura ontologica, direi, se mi passate questo termine, dell'essere umano, come appunto l'esperienza del desiderio. Uomini e dei non hanno in comune qualcosa di banale, di secondario. Hanno in comune qualcosa di fortemente caratterizzante. Io ogni tanto mi diverto a dire che bisognerebbe sostituire la definizione Homo sapiens, con la quale si definisce solitamente la nostra specie, perché il participio sapiens viene da un verbo sapere, che vuol dire avere senno, essere intelligenti. Il che, insomma, non è esattamente una caratteristica che appaia universalmente diffusa, insomma, nella specie Homo sapiens, e forse mai come in questo momento storico ce ne stiamo rendendo conto. Invece sarebbe molto più opportuna forse la definizione Homo cupiens, perché se c'è qualche cosa che sicuramente caratterizza l'essere umano ontologicamente, profondamente, è proprio l'esperienza del desiderio. Gli uomini sono esseri desideranti. Questo lo sapeva persino il Dio ebraico, che ha previsto un solo comandamento contro
l'omicidio, un solo comandamento contro il furto, un solo comandamento contro lo spergiuro, ma ha avuto bisogno di ben due comandamenti contro il desiderio, non desiderare la donna, non desiderare la roba. Quindi, insomma, la percezione dell'essere umano come di un essere ontologicamente desiderante, evidentemente, è stata chiara a molte culture antiche. Bene, allora, se davvero il desiderio definisce in maniera così profonda, così radicale la natura degli esseri umani, e naturalmente il desiderio sessuale è il desiderio per eccellenza, beh, allora condividere tutto questo con gli dèi, avere in questo un terreno comune con la divinità, comporta una sensazione molto, molto forte di prossimità. Gli dèi possono essere visti come complici in qualche modo, come complici, perché si può contare sul fatto che anch'essi condividono questo genere di cose, anzi ne ridono. E questo elemento del ridere, ecco, a questo si riferiva il libro che Luca Mancino ha mostrato all'inizio del nostro incontro. Il ridere degli dèi e con gli dèi è in effetti una caratteristica tipica delle religioni antiche, ed è stato messo in evidenza con straordinaria chiarezza ed efficacia, così come sempre accade, da Maurizio Bettini nel saggio che appartiene a quel libro che vi è stato mostrato precedentemente. Gli dèi antichi sono dèi con i quali e anche dei quali, ma soprattutto con i quali si può ridere. E questa è una cosa piuttosto sorprendente per noi, perché noi invece siamo figli di una tradizione culturale secondo la quale la dimensione del comico e la dimensione del sacro sono dimensioni incompatibili. Anche su questo purtroppo non abbiamo la possibilità di fermarci, perché io vedo drammaticamente scorrere i minuti davanti a me e, insomma, non voglio abusare della vostra pazienza. Però, se mi permettete un rapidissimo cenno, tutti quanti voi avete bene in mente uno degli episodi più atroci degli anni recenti, l'attentato alla redazione giornalistica di Charlie Hebdo. Un attentato che nasceva dal fatto che quel settimanale francese avesse pubblicato delle vignette fortemente satiriche nei confronti di Maometto. E tanto era bastato perché alcune menti criminali, diciamo così, ritenessero che quell'atto andasse punito nella maniera più radicale, cioè appunto attraverso l'eliminazione fisica di coloro che l'avevano compiuto, perché non si può ridere del profeta, non si può ridere del Dio, ma non si può neppure ridere del profeta. Ora, la cosa interessante è che, come ricorderete, quell'episodio aprì un dibattito anche nel nostro paese, e non è che all'epoca tutti erano indistintamente schierati con il giornale che era stato vittima di questo attentato, nel senso che l'attentato era naturalmente deplorato da tutti, però molti dicevano, beh sì, certo, però in qualche modo... però in qualche modo hanno esagerato, perché appunto hanno ridicolizzato qualche cosa che per una parte della popolazione mondiale è considerato sacro. Ma perché funziona questo ragionamento? Perché questo ragionamento sembra un ragionamento ovvio e naturale? Perché anche noi siamo figli di una tradizione culturale secondo la quale appunto il comico, il riso e il sacro sono due dimensioni completamente incompatibili l'una dall'altra. Quando noi eravamo piccoli, almeno quelli più grandi tra di noi, ci è stato insegnato che non si ride durante una cerimonia religiosa, non si ride durante la messa, perché questo è poco rispettoso nei confronti della divinità. Il rispetto nei confronti della divinità si realizza, tra l'altro, omettendo, espungendo dal proprio comportamento una dimensione così anch'essa squisitamente umana, homo cupies, ma anche homo ridens, in fondo potremmo dire, come appunto quella del ridere. E quindi anche a noi sembra in qualche modo ovvio che fare satira di argomenti religiosi, certo,
nessuno di noi imbraccerebbe il Kalashnikov se una rivista satirica italiana pubblicasse vignette satiriche su Gesù Cristo. Lo si fa quotidianamente, insomma, non è mai morto nessuno, però, insomma, sicuramente almeno una parte, insomma, di noi penserebbe che si tratta di un gesto inopportuno. I credenti addirittura lo considererebbero blasfemo, probabilmente. Gli altri, blasfemo no, perché la blasfemia è una nozione che attiene al campo della credenza e quindi i laici non la condividerebbero, ma che sia un atteggiamento inopportuno, sì. Se c'è una cosa alla quale lo studio delle culture diverse dalla nostra è utile, è proprio questo, quello di denaturalizzare la convinzione che ci siano delle cose che sono per natura, appunto, in un certo modo. Non è vero, semplicemente non è vero. Si possono citare moltissime culture, tra cui la cultura greca e romana, per la quale la dimensione del riso e la dimensione del sacro non sono affatto dimensioni incompatibili. Pensiamo ad un caso macroscopico, una commedia di Aristofane che si chiama Le Rane. In questa commedia, come alcuni di voi sanno, il dio Dioniso scende nell'Ade per andare a recuperare uno dei grandi tragici defunti, dei grandi drammaturghi defunti del V secolo. La città è in crisi, i poeti tragici ad Atene non sono semplicemente degli intellettuali, sono anche dei maestri di verità, sono anche delle coscienze critiche della città, hanno il compito di indicare una strada, e in un momento in cui Atene è in profondissima crisi, perché siamo alle ultimissime battute della guerra del Peloponneso, c'è bisogno della loro saggezza e Dioniso scende nell'Ade. È un dio Dioniso, soltanto che è un dio che ha una paura folle e questa paura viene costantemente citata e ridicolizzata all'interno della commedia. C'è addirittura un momento delizioso in cui l'attore che rappresenta Dioniso corre verso il pubblico e piomba in braccio al suo sacerdote, al sacerdote di Dioniso che in quanto tale sedeva nella prima fila, e gli dice: ti prego, proteggimi, poi ti offro io un bicchiere di vino. Insomma, voglio dire, la cosa curiosa è che tutto questo, questa ridicolizzazione di Dioniso, avviene nel contesto di feste religiose che sono dedicate proprio a Dioniso. Perché Dioniso, come voi sapete, non è soltanto il dio del vino e delle prezze, è anche il dio della maschera e del teatro. E i festival teatrali, insomma, gli agoni comici e tragici, sono posti sotto la sua protezione e sono svolti nel contesto di festività religiose in onore di Dioniso. Eppure, all'interno di una festa dedicata al dio Dioniso, il dio Dioniso può essere oggetto di ridicolizzazione sulla scena. E questo è un aspetto. E allora questo elemento del ridere degli dèi ha molto a che fare con l'elemento della prossimità. Con gli dèi si può ridere, degli dèi si può ridere proprio perché li si avverte come profondamente vicini. Ma c'è un secondo aspetto che è ancora più importante e con il quale davvero mi avvio a concludere. E il secondo aspetto è questo. Una cultura nella quale la dimensione del desiderio, dell'eros, dell'amore, del sesso, è una dimensione che riguarda anche la divinità, evidentemente non può essere una cultura sessuofobica, una cultura che considera il desiderio e la sessualità alla stregua di un peccato. E non può esserlo per l'ottima ragione che quella dimensione è una dimensione che viene condivisa e praticata dalla divinità. Attenzione, non solo condivisa. In teoria i greci e i romani avrebbero potuto immaginare delle divinità che consentono agli uomini queste pratiche, ma non le esercitano in prima persona. Invece no, le culture antiche fanno anche più di questo. Immaginano non soltanto dei indulgenti nei confronti di questa dimensione, ma dei che in prima persona ne sono direttamente protagonisti. Ed ecco allora appunto che la cultura antica è una cultura che ha fatto tante cose orrende, naturalmente, la cultura antica, però
da questa almeno è stata immune. Non è mai stata una cultura che abbia individuato appunto nel desiderio, nell'eros, nella sessualità, una dimensione da cancellare, una dimensione che attiene all'ambito del peccato, del peccaminoso, e non l'ho fatto proprio nella misura in cui riteneva che questa esperienza fosse un'esperienza che accomuna in qualche modo uomini e dei. E do un'occhiata un attimo ai miei appunti. L'esatto contrario di quello che avviene, se ci pensate, nella tradizione che ha preso il posto, insomma, della religione greca e romana, la tradizione cristiana, che invece è una tradizione nella quale questi aspetti sono oggetto di demonizzazione. E non uso a caso la parola demonizzazione, la uso proprio nel suo significato etimologico, perché questi comportamenti vengono sussunti sotto la sfera del demonio, del demoniaco. Tanto è vero che se voi sfogliate una qualsiasi biografia di santi cristiani, di monaci cristiani, insomma, dei primi secoli del cristianesimo, vedrete che invariabilmente c'è il momento in cui il monaco, l'uomo di Dio, l'uomo santo, è assoggettato alla tentazione, affinché abbandoni, insomma, la sua vita di mortificazione, di digiuno, di astinenza e così via, e ritorni nel mondo. E come avviene questa tentazione? Avviene appunto attraverso le apparizioni oniriche o i miraggi di bellissime donne seducenti e così via, che sono gli strumenti attraverso i quali il demonio si serve per tentare appunto l'uomo santo. Ora, la demonizzazione del sesso, del desiderio, dell'amore non è evidentemente assoluta, neppure nel cristianesimo dei primi tempi, se non in sette largamente minoritarie, insomma, ci sono state nel vastissimo mondo appunto del cristianesimo delle origini, del cristianesimo medievale, delle sette particolarmente rigoriste delle scuole di pensiero, non mortifichiamole chiamandole sette, particolarmente rigoriste, secondo le quali era necessaria la completa astinenza dai piaceri per poter sperare di essere salvati. Ecco, il cristianesimo mainstream, il cristianesimo che poi è risultato vincente storicamente, non è arrivato a questa posizione, però l'idea è comunque quella che chi voglia essere particolarmente vicino a Dio, chi voglia coltivare le virtù cristiane nella loro forma più piena, più completa, se volete più eroica, è colui che appunto rinuncia, si astiene da tutto questo ambito. Quindi i coniugi naturalmente non sono condannati per il fatto di praticare l'eros, però insomma, in ogni caso c'è una gerarchia. Girolamo, questo grande padre della Chiesa, grande traduttore in latino delle Sacre Scritture, scrive due libri violentissimi contro un certo Gioviniano, il quale aveva avuto il torto di sostenere che vergini mogli e mariti hanno lo stesso merito agli occhi di Dio. E Girolamo si scaglia violentissimamente contro questa tesi, perché la verginità invece è una condizione privilegiata. Non è l'unica che consente la salvezza, però certo è una condizione che avvicina in qualche modo di più l'uomo alla divinità. E certo, un cristiano, un credente avrebbe difficoltà ad immaginare Dio o il Cristo che scendono dal cielo e si uniscono ad una bellissima donna mortale. Questa idea, insomma, è anche vagamente disturbante, comunque ci sembra ridicola ad alcuni di noi e appunto ancora una volta blasfema probabilmente ad altri, laddove invece a quanto pare i latini e i greci non avevano nessuna difficoltà ad immaginare che il loro sommo Dio si trasformasse in toro, in cigno, in pioggia d'oro, insomma, ogni volta che vedeva una bella
pulsella mortale che attivava i suoi istinti e che lo spingeva appunto a desiderarla. Tutto questo non era ritenuto in qualche modo incompatibile con lo statuto di Dio. Il punto è questo, non era ritenuto incompatibile con lo statuto di Dio. Allora, è interessante mettere a confronto queste due esperienze, non perché, attenzione, non perché noi dobbiamo distribuire patenti di maggiore o minore nobiltà all'una o all'altra, non perché dobbiamo rimpiangere di aver perso, insomma, una tradizione culturale che magari per certi versi ci sembra più congeniale alla nostra visione del mondo. Non si tratta di fare questo, e non si tratta di stabilire chi abbia ragione o chi abbia torto. Si tratta invece di osservare e di far osservare ai nostri ragazzi, perché io so di parlare a molti che insegnano e che quindi in qualche modo hanno anche il compito di mediare questi contenuti con un pubblico di adolescenti del nostro tempo, ai quali può essere importante insegnare che non esistono assoluti nella storia della cultura, che la storia della cultura è fatta di modelli, di sistemi di credenze, di pensiero e così via, che non hanno niente di naturale, niente di ovvio, si sono costruiti storicamente, storicamente sono tramontati e sono stati sostituiti da altri. E noi abbiamo una cultura, quella greca e romana, che vede in questo modo, insomma, la triangolazione fra eros, esseri umani e divinità. A questa cultura ad un certo momento se ne è sostituita un'altra che ha completamente ristrutturato questa triangolazione. Per cui l'esperienza del sesso, del desiderio e così via è un'esperienza esclusivamente umana e non è più un'esperienza che uomo e Dio condividano fra loro. E non solo, ma di conseguenza, mi verrebbe da dire, si tinge anche dei tratti del peccaminoso, del demoniaco, è qualcosa che fa esattamente il contrario di quello che faceva l'eros per Chera, non è qualcosa che avvicina l'uomo al Dio, al contrario, è qualcosa che lo allontana. Un uomo che si abbandonasse appunto ai propri desideri è un uomo che si comporta in un modo che non contribuisce ad avvicinarlo alla divinità, ma al contrario contribuisce ad allontanarlo, tant'è vero che colui che invece si voglia avvicinare deve vivere una vita di mortificazione del suo desiderio, di repressione del suo desiderio. Il desiderio tutt'al più gli si presenterà nella forma della tentazione che deve essere vinta, non del campo in cui possa muoversi su un piano di parità, insomma, nei confronti del Dio. Bene. Questo era sostanzialmente, insomma, sono le 7:10, mi pare che di aver esaurito, diciamo, il tempo a mia disposizione. E io credo però che ora siamo meglio in grado, sia pure dopo questa cavalcata un po' tumultuosa, insomma, e spero non troppo ardua da seguire nei suoi passaggi, io credo che siamo meglio in grado di capire per quale ragione Lucrezio parlasse, usasse quell'espressione che all'inizio del nostro discorso ci era parsa singolare, hominum divonque voluptas, un piacere degli uomini, ma anche un piacere degli dèi. Noi gli dèi li abbiamo persi per sempre e forse non è stato un grande guadagno. Io spero che a quelli che hanno seguito fino a questo momento il nostro discorso almeno non sia mancata la voluptas. Vi ringrazio molto.